In diretta dall'ospedale San Martino di Genova, Luci a San Martino. Dediche, richieste, testimonianze su Radio Fra le Note. Domani arriverà lo stesso. Anche se l'oggi è carico di paura, anche se soffia un vento forte che spazza via tutto, anche se il sole è nascosto dalle nuvole, anche se piove, domani arriverà lo stesso. E la primavera non ha paura dell'inverno, ma l'inverno rigido deve farsi da parte e lasciare lo spazio ai colori, ai suoni e ai profumi della primavera. Domani è un altro giorno, ormai è qua. Buonasera a tutti, sono Maria da Torre del Greco. Questa sera la dedica la faccio al mio piccolino di un anno, Francesco, che mi manca tantissimo e non vedo l'ora di riabbracciarlo, perché anche se lo vedo tutti i giorni, tutte le sere tramite la web, tramite Skype, comunque mi manca tanto tenerlo vicino, mi manca il suo profumo e stasera gli voglio dedicare la canzone di Masha e Urso, che non so il titolo, però fa impariamo a credere ai miracoli, che a lui piace tanto. Un bacio a tutti, in particolare al mio Chicco. Ciao! Impariamo a credere. Voglio dedicare la canzone di Pino Daniele, Napule, al mio piccolo Sasi. Ciao amore di mamma, non ti preoccupare, la mamma presto verrà da te e ci faremo le lunghe chiacchierate sul divano come abbiamo sempre fatto e ci abbracceremo stretti stretti e non ti lascerò mai più. Ciao amore, mi raccomando, comportati bene, un bacio. Napule, mille colore. Ciao, sono Fiorenzo. Walter, Tiziana, Paolo, Diego e tutta la famiglia. Vi volevo salutare, qui va tutto bene, presto ci rivediamo. Ciao a tutti. Allora, sono Maurizio da La Spezia, volevo ascoltare la canzone di Vasco Rossi, Un senso, e volevo dedicarla a tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo, augurandogli loro una pronta guarigione. Grazie. Ciao a tutti, sono Rocco e niente, volevo dedicare una canzone di Jovanotti, sono un ragazzo fortunato, alla mia famiglia e ai miei figli Federico e Erika, che sono la cosa in assoluto, che mi danno sempre una carica pazzesca insieme a mia moglie. E allora niente, sono un ragazzo fortunato, ok. Se io potessi farei sempre vacanza. Dedico questa canzone a mia figlia Stefania. Tu come ti chiami? Concetta. Quindi mamma Concetta alla sua figlia Stefania dedica Claudio Baglioni, che scelta, Si chiama questa canzone? Sabato pomeriggio. Dedico questa canzone, questa nostra canzone, è stata quella del nostro matrimonio, al mio amore, alla Patrizia, compagna, donna incredibile, la quale oltretutto mi sta curando, e se non ci fosse lei non sarei qua. Grazie. Come ti chiami? Bruno. Quando sei mare a dolore, quando sei che mal d'amore. Al mio coro preferito di Santa Maria della Vittoria, un bacione a tutti da Patrizia. I will follow him. Nelle voci degli ospiti del San Martino sento sempre la speranza e mi chiedevo cos'è la speranza se non il domani. Quindi mi piacerebbe dedicarvi una canzone che si intitola Tomorrow e dice così.
Il solo pensare al domani spazza via le cose brutte e la tristezza. Domani sorge sempre il sole. The sun will come out tomorrow. Bet your bottom dollar that... Ciao, sono Franco di Belluno. L'altro giorno, durante una camminata lungo la passeggiata di Nervi, ho visto un ambulante che vendeva cose varie, tra cui anche dei CD. E uno di questi CD mi ha colpito perché era di un cantante che avevo già sentito nominare, però effettivamente si era un po' perso nei meandri delle radio, non, tantissimo che non lo ascoltavo più, ed è un certo Don Roberto Fischer. E ho provato ad ascoltare alcune canzoni, insomma c'erano vari brani al suo interno, tutti molto particolari, e di tutti questi brani ne ho scelto uno per fare una cosa diversa dal solito, quello intitolato Mamma. E allora volevo dedicare, proprio da questo CD che ho trovato così casualmente lungo la passeggiata di Nervi, la canzone Mamma di Don Roberto Fischer, cantata proprio da lui, a tutte le mamme che sono in pensiero comunque per gli ammalati del padiglione 6 dell'ospedale San Martino di Genova e per tutta la loro sofferenza per avere un figlio o una figlia che stanno lottando contro queste malattie. Quindi a tutte le mamme la canzone Mamma di questo Don Roberto Fischer, che ho già sentito, ma non dovrebbe essere male. Ciao a tutti, buona serata. Ciao, sono Damiana di Belluno. Oggi il mio pensiero va a tutti gli ascoltatori di Radio Fra le Note. Ormai per me il martedì con Lucia San Martino è diventato un appuntamento irrinunciabile. Sono molto contenta di aver conosciuto questo programma e mi piace ascoltare le dediche che vengono fatte, ognuna diversa, ma tutte con la gioia di condividere un'emozione. E io sto scoprendo sempre di più proprio il piacere di condividere le emozioni con gli altri. Se abitualmente non lo fate, vi consiglio di farlo, perché poi state meglio voi e stanno meglio gli altri. A tutti voi auguro una vita carica di tanti 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 sogni e vi auguro di poterne realizzare il più possibile. Vi dedico Dreams dei Cranberries e una buona serata a tutti. Ciao. Ciao, sono Adriana e vi dedico Parla con me di Eros Ramazzotti. Un saluto a tutti. Quelle come me regalano sogni, anche a costo di rimanerne prive. Quelle come me donano l'anima, perché un'anima sola è come una goccia d'acqua nel deserto. Quelle come me tendono la mano ed aiutano a rialzarsi, pur correndo il rischio di cadere a loro volta. Quelle come me guardano avanti, anche se il cuore rimane sempre qualche passo indietro. Quelle come me cercano un senso all'esistere e quando lo trovano tentano di insegnarlo a chi sta solo sopravvivendo. Quelle come me amano, e amano per sempre. E quando smettono d'amare, è solo perché piccoli frammenti di essere giacciono inermi nelle mani della vita. Quelle come me inseguono un sogno, quello di essere amate per ciò che sono, e non per ciò che si vorrebbe fossero. Quelle come me girano il mondo alla ricerca di quei valori che oramai sono caduti nel dimenticatoio dell'anima,
Quelle come me vorrebbero cambiare, ma il farlo comporterebbe nascere di nuovo. Quelle come me urlano in silenzio, perché la loro voce non si confonda con le lacrime. Quelle come me sono quelle in cui tu riesci sempre a spezzare il cuore, perché sai che ti lasceranno andare senza chiederti nulla. Quelle come me amano troppo, pur sapendo che in cambio non riceveranno altro che briciole. Quelle come me si cibano di poco e su di esso purtroppo fondano la loro esistenza. Quelle come me passano inosservate, ma sono le uniche che ti ameranno davvero. Quelle come me sono le uniche che nell'autunno della tua vita rimpiangerai per tutto ciò che avrebbero potuto darti e che tu non hai mai voluto. Uno di questi giorni andiamo via. Ciao a tutti, voglio mandare un grosso bacio al Padiglione 6 e a Don Roberto e vorrei dedicare a tutti voi la canzone di Alessandra Amoroso, Comunque andare. Ciao ciao! Ciao, sono Annalisa, vorrei salutare la signora Giovanna e sua figlia Anna. Inoltre vorrei dire che noi siamo più forti di quanto pensiamo, ma occorre un po' di tempo per ritrovare l'equilibrio. E con l'aiuto di Gesù misericordioso vedremo che lo troveremo. Vorrei inoltre dedicare una canzone alla signora Giovanna di Emma e i Modà. La canzone si intitola Arriverà. Grazie e un saluto a tutti. Ciao Annalisa, ci siamo quasi per il grande ritorno a casa. Per l'occasione voglio dedicarti la canzone di Bruno Lauzi, Ritornerai. Ciao amore. Ritornerai, lo so, ritornerai. Ciao, sono Sasà. Questa settimana la dedico per mia moglie, che mi ha assistito e mi dà la forza per andare avanti. Senza di te non ce l'avrei mai fatta. Grazie Ira, ti amo. A te dedico la donna cannone di Francesco De Gregori. Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno. Voi pensate a un bel sorriso, e che rimane bello, ma non è il sorriso di queste persone qui che vedono una luce, probabilmente, e un sorriso non solo aperto, ma che lascia trasparire un cammino di una sofferenza. Un momento vedo entrare Don Roberto con la dedica, con la radio, col suo sorriso, e loro sono buttati in un altro mondo per attimi. C'è da domandarsi, signore, hanno una grandissima sofferenza chiusi in queste 4 metri per 3 o meno di camere sterili, però sai dare anche loro una gioia talmente grande che io da fuori la intravedo. Per questo ti ringrazio. E un pensiero speciale a Simone Rasero, un nostro amico. Quante notti noi pregammo senza chiederci se in quel buio fosse già la nostra verità. Paura non avrai, la fede sa proteggerci, la speranza può cambiare la nostra realtà. Vedrai miracoli se crederai, la fede non si può fermare. Quanti miracoli sono tra noi.
la gioia che c'è in noi, e il vento vola via ed ora sono qui, il cuore è così fragile, cerco in Dio la forza che io non ho avuto mai. Potrai se credere.